praticamente penso avete però sentito la diretta, avete sentito l'intervista del presidente. Sì, io insomma la cosa che volevo sapere, da quanto abbiamo appurato, lei ieri era presente all'incontro che si è svolto con Maiorino. Volevo capire un attimo quali erano stati, qual è stato l'approccio vostro e quali sono state le risposte di Maiorino. Attualmente l'approccio è positivo, Maiorino ha aperto diciamo a una cessione, però ha sparato cifre un po' alte, però giustamente siamo in una trattativa, bisogna adesso capire le sue intenzioni reali, dove vuole arrivare. Noi prepareremo un'offerta. Il problema è che, come tutte le offerte, per fare un'offerta abbiamo bisogno del bilancio e della situazione finanziaria della squadra. Gli americani sono stati molto, molto esigenti su questa cosa, l'hanno chiesto più volte e l'abbiamo chiesto anche ieri sera al presidente Maiorino. Lui praticamente questo bilancio lo vuole dare soltanto ad un'offerta visiva, ecco. Quindi noi il bilancio è importante per fare una valutazione, per vedere i costi di gestione del club, per programmare soprattutto una stagione tranquilla, per portare a termine questa stagione e vedere dove si può arrivare per questo campionato, ecco. Ma lei ci conferma che Maiorino avrebbe chiesto 300.000 euro o lui non ha parlato ancora di una cifra? Non ha parlato di una cifra, ha detto soltanto che ha speso fino ad oggi 1,5 milioni di euro. Queste sono le cifre che... Perfetto, e chiaramente senza un bilancio sarà impossibile formulare un'offerta concreta, perché è chiaro che bisogna... Io credo che per fare un'offerta bisogna sapere questa squadra, se ha debiti, come sta strutturata, quanti sono gli stipendi dei giocatori, cosa si spende per acquisire questo club e portarlo avanti, anche se gli americani sono molto forti, però ciò non vuol dire niente. Giustamente, quando vai a, come tutte le cose che vai a comprare, bisogna avere delle certezze. Ok, un'ultimissima domanda, ma eventualmente l'idea sarebbe quella di subentrare immediatamente, cioè già nel corso di questa stagione? No, per noi la Nocerina è un obiettivo principale, è punto di forza per programmare qualcosa di molto serio per Nocera. Noi il club lo possiamo acquisire anche domani, basta che riusciamo a trovare una soluzione per come acquisire questo club, ecco. Ok, quindi avendo fatto già un incontro con Maiorino, l'approccio col sindaco salta o ci sarà comunque un passaggio istituzionale anche col primo cittadino? Questo adesso non le fa rispondere, perché giustamente col sindaco ancora non ho avuto un incontro, non credo ci sarà sicuramente, anche perché credo sia giusto. Va benissimo, la ringrazio, è stato gentilissimo. Va bene.